Bellissima Inter, ragazzi, un Inter bella, non solo un Inter bella, attenzione, ci stiamo apprecchiando una semifinale tutta italiana e un'italiana in finale di Champions League, chi l'avrebbe detto? Questo è il calcio italiano che in Europa va bene. L'Inter in Italia a me non piace, a nessuno piace, in Europa l'Inter, il Milan, il Napoli, andiamo bene, e aspettate anche Roma e Juventus in Europa League, l'italiana in Europa non so che gli ha preso, non lo so che gli ha preso all'italiana in Europa, ma vincono così. Oh, l'Inter ha eliminato il Barcellona che sta vincendo facilmente la Liga. Attenzione, il fatto che l'Inter sia passato nei gironi è stata tanta roba, perché aveva un girone difficilissimo. Il Porto non è una squadretta, eppure l'Inter l'ha eliminata. L'anno scorso aveva fatto un 2-0 in casa pessimo con Liverpool, e dopo stava vincendo a Liverpool, ma Sanchez si fece buttare fuori. Cioè, il calcio italiano, l'Inter, sono diventati davvero giganti d'Europa, sono diventati davvero squadre forti in Europa. Non c'eravamo più abituati, ma vi posso dire che adesso, oggi, quando una squadra inglese, francese, spagnola incontra una squadra italiana, deve assolutamente preoccuparsi, vi ripeto, sia la Roma che la Juventus faranno bene, Milan e Napoli se la vedranno fra di loro, quindi quello è. E c'è pure la Fiorentina. Il calcio italiano, un calcio bellissimo. Chi ha giocato bene oggi? Hanno giocato bene tutti. Onana, a me l'unico che non è tanto piaciuto è stato Brozovic, che mi sta un po' infastidendo ultimamente, però tutto sommato anche lui ha fatto la sua partita. Benissimo Darmian, benissimo Acerbi, strabenissimo Bastoni, cioè tutta la difesa. Dumfries ha fatto il suo, ha sbagliato il gol, però il rigore, eccetera eccetera. Dall'altra parte c'è stato Di Marco, non mi era piaciuto molto. Gosens mi è piaciuto un po' di più. Centrocampo, Mkhitaryan bene, Brozovic l'ho già detto, Barella sta ritornando a essere il Barella quello pesante. Barella è uno dei giocatori più con più valore nel calcio italiano, nella Serie A, quelli con più valore, fra i primi 3-4 c'è Barella, e oggi si è visto. Là davanti Dzeko non ti segna più, Lautaro non ti segna più, lo sappiamo, lo stesso Correa e lo stesso Lukaku non ti segnano più. Se si sblocca questa situazione, mi metto meglio, se si sblocca questa situazione, l'Inter può diventare davvero pericolosa. Io non lo so se arriviamo in finale, se l'Inter dovesse arrivare in finale, se incontri il Manchester City, lo so anch'io che è più forte il Manchester City, lo so anch'io che il Real Madrid sono più forti, però sapete, partita secca a quel punto, vaffanculo, te la giochi tutta. E dopo, comunque, chi l'avrebbe detto, l'Inter a un passo dalle semifinali insieme a una squadra italiana. Non voglio dire chi secondo me in questo momento è più favorita per la semifinale dall'altra parte fra Milan e Napoli, ma vi posso dire che certe squadre che giocavano bene a ottobre, a settembre, beh, dopo la Champions cambia. Io la favorita per questa Champions League per me è il Real Madrid, perché è quella che ha cambiato più di tutti il passo. Nel senso, si giocava un po' male, adesso giocano di nuovo bene. Questa è secondo me la squadra veramente favorita. Però, ritornando da questa parte del tabellone, il Napoli come il Benfica faceva tantissimi gol, adesso sembra una situazione che si sta un po'... Però vediamo domani, sto fatto che gli manca pure Osimhen, vediamo domani, si potrebbe prospettare o un Inter-Napoli, bellissima, tutto il mondo se la vede, ho pensato un po' di nuovo Inter-Milan, e questa Champions ci dirà tantissimo. Certo, l'Inter che si apparecchia così tranquillamente una bella semifinale, bella pesante, con una bella vittoria, ripeto, non è l'Inter che migliora tanto, è il calcio italiano. Il calcio italiano, si è capito, quest'anno il calcio italiano è ritornato finalmente. Noi siamo stati protagonisti per decenni nelle coppe europee, ne abbiamo tanto di coppe europee, abbiamo 7 coppe del Milan, 3 dell'Inter, 2 della Juventus, solo campioni. Dopo andate a vedere che anche altre squadre hanno vinto, il Napoli ha vinto la sua coppa, la Roma l'ha vinto le coppe, beh, le abbiamo vinte le coppe nella nostra storia, quindi il Parma, signori, ritorniamo là dove ci spetta, nell'elite europeo, quello sicuramente. Fra i giganti d'Europa ci sono di nuovo le nostre squadre che si chiamano Inter, si chiamano Milan, si chiamano Napoli, si chiamano Juventus, si chiamano Roma. Sono queste 5 squadre, diciamo, cioè, senza offesa per nessuno, in parte la Lazio, ma queste sono le squadre che, diciamo, noi portiamo là. L'anno scorso abbiamo vinto la Conference League con la Roma, chissà se quest'anno questa Champions
Spetta a noi, chi lo sa, io non mi stupirei che una squadra italiana vincesse alla fine questa Champions League. Nel frattempo, bella Inter, grande Inter, ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.